tappa di U Factor oggi al Salone del Libro di Torino, organizzata insieme allo Europe Direct della, appunto, della città. Abbiamo parlato di scienza, di divulgazione scientifica, è una campagna lanciata dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea e del Parlamento Europeo per avvicinare i ragazzi alla scienza, o meglio per dare loro gli strumenti per capire se la scienza può essere una delle possibili opzioni della propria formazione, sia personale, sia studentesca, sia professionale. È una campagna che mette al centro le persone, le storie di giovani ricercatori, giovani scienziati che raccontano la propria vita, raccontano di quando la scienza è entrata in loro e di cosa sia il rapporto quotidiano con la ricerca. E sono stata coinvolta in questa bella campagna promossa dalla Commissione Europea, EU Factor, per fare vedere quali possono essere le possibili strade di chi sceglie, diciamo, delle facoltà scientifiche. Io ho fatto fisica all'università e ora studio i cambiamenti climatici, soprattutto nelle regioni di montagna, quindi vado a vedere quali potrebbero essere gli impatti del cambiamento, appunto, climatico, soprattutto di origine antropica, quindi legato alle azioni dell'uomo, nelle regioni di alta quota. La campagna EU Factor è un'iniziativa della Commissione Europea in Italia e del Parlamento Europeo in Italia. È indirizzata ai ragazzi dai 16 ai 19 anni e cerchiamo in questa campagna, che è prevalentemente in rete, social media, sensibilizzarli ai temi della scienza, incoraggiarli a vedersi nello studiare le scienze, nelle materie scientifiche, in quello che sono le professioni del futuro, ma anche di oggi, perché è quello dove l'Europa può essere competitiva e dove ha la leva rispetto agli altri. C'è un sito dedicato con hashtag EUFactor, si può trovare in rete. Cerchiamo di raccontare le storie delle persone che fanno la scienza, raccontando ai ragazzi cosa fanno, in che cosa consiste il loro lavoro. Abbiamo 5 testimonial che viaggiano con noi in queste occasioni e speriamo di ispirare i ragazzi con le loro storie.